Amici di Onda Libera, siamo nella giornata di apertura della rassegna Una città da gustare, dove il cibo, l'enogastronomia si accoppierà con la cultura, la tecnologia. E qui con noi la professoressa Elena Piatti dell'Università di Urbino, farmacologa credo. Io sono biochimica, insegno biochimica degli alimenti e biochimica della nutrizione nella scuola di farmacia. E ha fatto un interessantissimo intervento sulle intolleranze alimentari. Quanto c'è di vero attorno alle intolleranze alimentari? Cioè, intanto l'intolleranza alimentare, se non sbaglio, è in continua crescita presso la popolazione. Purtroppo questo è il dato che è un dato che mette in evidenza come le intolleranze siano in continua crescita, soprattutto perché c'è poca attenzione nell'alimentazione della donna durante la gravidanza, che può trasmettere appunto delle alterazioni dell'apparato immunologico al neonato. In più c'è anche una poca attenzione all'allattamento al seno, che come sappiamo può creare delle condizioni di difesa dall'attacco di particolari sostanze tossiche che si ritrovano negli alimenti. Quindi il bambino cresce un po' più fragile, un po' più vulnerabile, quindi va più incontro a queste situazioni di intolleranza. Teniamo conto anche che purtroppo le intolleranze sono delle condizioni per cui la quantità dell'alimento fa molta differenza, perché si parte da una situazione blanda per poi arrivare a situazioni anche piuttosto pericolose. Non dimentichiamoci che l'esito fatale potrebbe essere dovuto anche ad uno shock anafilattico. E quanto influisce su questo aumento delle intolleranze? Influiscono le nuove tecniche di coltivazioni, per esempio parlo di OGM o parlo di sostanze chimiche che vengono utilizzate nelle colture? Sì. Cioè una delle colpe che vengono date all'insorgenza di queste, allarghiamo un po' la terminologia e chiamiamole reazioni anomale al cibo. E si è visto che la presenza di sostanze sia nel periodo della coltivazione o della produzione che durante la conservazione degli alimenti, queste sostanze che comunemente vengono chiamate additivi possono essere responsabili dell'aumento di queste reazioni avverse al cibo. Quindi allora, se non ho capito male, l'intolleranza sono una cosa, mentre le reazioni allergiche a queste sostanze è un'altra. Sì, cioè c'è differenza tra intolleranza e allergia legata soprattutto. L'allergia è dovuta il responsabile di una manifestazione allergica è il sangue, quindi ci sono queste reazioni che si verificano prevalentemente a livello dell'apparato respiratorio e della cute, mentre le intolleranze si verificano prevalentemente a carico dell'intestino. Per cui sono situazioni un po' diverse, l'allergia potrebbe essere molto grave, fatale, la stessa cosa potrebbe essere l'intolleranza, però è più dando queste manifestazioni come diarrea, vomito, eccetera, è più facile rendersene immediatamente conto di un'insorgenza, di una patologia. Un'ultima domanda sul glutine. Adesso si fa tanto parlare del glutine, addirittura c'è chi paventa diete prive di glutine. Sono giuste queste posizioni? Cosa c'è di vero o cosa c'è di falso? Allora, io direi che la dieta priva di glutine deve essere seguita da coloro che sono intolleranti al glutine, perché purtroppo l'unica terapia a questa intolleranza è una dieta priva di glutine. Chi non è intollerante al glutine non vedo il motivo di eliminare dalla propria alimentazione alimenti contenenti glutine, a meno che non ci sia una situazione per la quale ci sono delle situazioni cliniche che non sono state ben diagnosticate, per le quali potrebbe paventarsi anche la possibilità di un'intolleranza al glutine. Allora in quel caso lì cercare di vedere se una dieta priva di glutine migliora le manifestazioni cliniche, allora in quel caso lì probabilmente c'è insorgenza di una intolleranza al glutine, allora in quel caso lì deve essere una dieta priva di glutine.
Grazie. Amici di Onda Libera, un saluto.